Mi chiamo Manuela, ho 60 anni e abito a Prato. Mi sono rivolta alla dottoressa Costucci perché nell'ultimo anno ho avuto un aumento di peso e non mi piacevo più perché non sono abituata a vedermi con una taglia che non è la mia. Oltretutto ho visto anche un aumento della cellulite. E il problema si presenta soprattutto nelle cosce. Il problema mio principale è il fatto che anche provando anche varie diete, però ho sempre avuto un dimagrimento non omogeneo. Dimagrivo magari nella parte superiore e la parte inferiore rimaneva sempre in proporzione più grossa. Pertanto ho deciso di fare qualcosa. Negli anni ho sempre provato diverse diete, francamente ne avevo ripresa una in mano, però stavolta forse l'età non riuscivo a dimagrire e quindi ho deciso appunto di prendere questo appuntamento e sono venuta dalla dottoressa. Ho trovato la dottoressa Costucci in una maniera molto particolare, visto che abito qua vicino, portavo a passeggio il cane e mi hanno incuriosito il cartello che c'era di fronte allo studio, per cui mi sono avvicinata, ho letto, sembrava che facesse a caso mio e allora ho preso il numero di telefono. Dopodiché sono andata a casa, prima ho fatto le mie ricerche naturalmente sui canali, su internet, ho visto qualche filmato anche di qualche sua cliente, ho visto la sua presentazione, mi è piaciuta e quindi ho telefonato. Ho telefonato, mi ha risposto Francesca, che è molto carina, mi ha preso subito l'appuntamento e quindi poco prima delle ferie d'agosto mi sono presentata per la consulenza gratuita. Quando sono venuta dalla dottoressa, quando ho avuto l'incontro con la dottoressa, innanzitutto mi è piaciuto molto l'approccio, la conoscenza, la dottoressa stessa, che è molto carina, simpatica, e poi ha affrontato il problema, cioè dicendomi la verità, quindi non addolcendomi la pillola, dicendo ma no, signora, come a volte succede. Abbiamo visto che effettivamente il problema erano queste adiposità, quindi mi ha fatto delle foto, mi ha misurato, insomma, tutto molto professionale. E poi mi ha detto che mi avrebbe fatto un piano personalizzato sia per il dimagrimento che anche per delle cure estetiche, delle cure fisiche. Naturalmente ha aggiunto, e questo penso che sia onesto, che di non aspettarmi di avere miracoli in un mese, perché queste sono cose che hanno necessità del loro tempo. E io di questo ne ero già consapevole. Però è stata un ulteriore, diciamo, motivo che mi ha portato a fidarmi di lei. Infatti, dopo una quindicina di giorni sono stata ricontattata, sono venuta, lei mi ha sottoposto i vari preventivi. Ho scelto quello più adatto alle mie possibilità, che fra l'altro, insomma, comprendeva una serie di trattamenti che potevano andare bene. E ho iniziato dopo l'estate, verso metà settembre, ho iniziato con un piano di educazione alimentare, poi con l'ultradermoterapia e con la cavitazione. Al momento è un mese e mezzo, quasi 2, che lo sto facendo e devo dire ho avuto un dimagrimento subito veloce di 4 kg in poco tempo, senza nemmeno grossissimi sacrifici. E poi anche visivamente, insomma, mi vedo meglio. E poi, tanto per aggiungere, mio marito, che è un esteta, mi ha detto che al tatto le mie gambe sono già cambiate, quindi detto da lui mi fido, per cui sono contenta. Naturalmente ancora un po' di strada da fare e poi vedremo a fine trattamento se ci sarà bisogno di fare altre cose, insomma, vedremo strada facendo. La cosa che
più mi ha colpito piacevolmente, impressionato di questo rapporto, intanto appunto il rapporto con la dottoressa che mentre mi fa le punturine parliamo e quindi mi distrae anche dal dolore, parliamo un po' di tutti gli argomenti, quindi sembra più andare a trovare un'amica che non fare un trattamento estetico. E poi appunto il fatto che sono dimagrita, spero, vedo che nella parte alta non sono dimagrita, cosa che prima succedeva, mentre invece anche dai pantaloni vedo che mi stanno larghi, ciò significa ancora non mi sono misurata, la dottoressa non mi ha misurato, però sicuramente penso di aver perso centimetri, pertanto sono molto fiduciosa sul futuro, che arriverò finalmente a dove voglio arrivare. Chiaro, non voglio diventare una top model, però piacermi sì, perché penso che anche insomma uno a 60 anni abbia giustamente diritto a piacersi, a vestirsi e a piacere, e quindi è questo che voglio, che voglio fare. Sono rimasta soddisfatta di questa dieta e di questo trattamento perché ho visto effettivamente che il dimagrimento che io volevo è localizzato più che altro nella parte delle cosce del sedere, mentre nella parte alta non è forte come era prima, perché prima io dimagrivo tutta, diciamo, però in proporzione perdevo il seno, perdevo, mi veniva fuori le ossetti qua al collo, insomma a 30 anni è un conto, a 60 quando inizi a avere il collo un pochino rugoso, il seno che perde di tono, dispiace, invece così qua è rimasto quello che naturalmente è per la mia età, però le cosce e il sedere stanno dimagrendo, e quindi questo è proprio l'obiettivo che ci siamo prefisse e che sicuramente, a cui sicuramente arriverò. Io vorrei rivolgermi a tutte le mie coetanee, a tutte le signore sessantenni, ultra sessantenni, per dire che non bisogna sempre piacersi a qualsiasi età. Chiaramente ogni età ha le sue bellezze, quindi a 60 anni è assurdo voler apparire come la figlia di 30, però ciò non toglie che tu abbia sempre un bell'aspetto e quindi c'è speranza, perché io ho delle mie amiche che ad esempio dicono vabbè, sono ingrassata con la menopausa, tanto ormai no, perché ormai, purtroppo, ormai ci sarà fine vita. Finché c'è vita, c'è speranza.